Benvenuti ad un'altra puntata. Questa volta andiamo, come promesso, a vedere il confronto importante che la mostra presentava tra il gruppo delle Grazie del Canova e quello di Thorvaldsen. Canova realizza questo gruppo delle Grazie su commissione di Joséphine de Beauharnais, cioè la moglie di Napoleone, che era stata una sua grande committente. L'opera poi, dopo vari spostamenti, viene venduta all'Hermitage di San Pietroburgo, che è effettivamente il museo che l'ha prestata. Dopo la realizzazione di quest'opera da parte del Canova, furono molti gli artisti di quel tempo che raccolsero in un certo qual modo la sfida. Ovviamente Thorvaldsen non poteva tirarsi indietro. Il primo, infatti, a raccoglierne la sfida fu proprio lui, che cominciò appunto a dedicarsi al suo gruppo in marmo delle Grazie circa un annetto dopo la realizzazione di quello del Canova, quindi non sono molto lontani uno dall'altro. Il gruppo invece di Thorvaldsen è conservato al Thorvaldsen Museum di Copenaghen. Nella classicità, nel mondo greco, le tre grazie rappresentavano la personificazione della bellezza, della gentilezza, dell'amicizia. E soprattutto c'era un canone da rispettare. Di solito nel mondo classico le tre grazie venivano rappresentate con la ragazza centrale rivolta di spalle allo spettatore. Tant'è che lo stesso Canova aveva realizzato una prima versione con la ragazza centrale girata di spalle. Un'impostazione che poi lui modificherà, andando quindi a creare una novità iconografica, perché nessuno prima di allora aveva rappresentato le grazie tutte e tre rivolte verso lo spettatore in semicerchio. Ed è proprio questa novità quella con cui gli altri artisti, e Thorvaldsen in particolare, dovranno confrontarsi. La sua idea era quella di ricavare da un unico blocco di marmo queste tre figure femminili a grandezza naturale che si abbracciavano, no? In posizione perfetta, con questa nudità che esprime il concetto di bello ideale attraverso la perfezione fisica dei soggetti. Ovviamente Thorvaldsen nella realizzazione del suo gruppo riprende la novità iconografica di Canova, e quindi rappresenta anche lui le tre ragazze che guardano verso lo spettatore, quindi nessuna è di spalle, ma la resa dei due gruppi è totalmente differente, perché totalmente differente era l'idea che i due artisti avevano del neoclassicismo. In particolare vi ricordo che Thorvaldsen era un artista che tentava in tutti i modi di eliminare qualsiasi tipo di coinvolgimento emotivo, cioè cercava di non far trapelare i moti dell'animo, ma di fissare un elemento che potesse, una costante, così l'avevamo chiamata, che ne potesse eternare la memoria e che potesse portare avanti quello che doveva essere il significato dell'opera. Quindi andiamo effettivamente a vedere quali sono le differenze. Si somigliano nell'impostazione, ma effettivamente se andiamo a guardare i volti di Thorvaldsen hanno degli sguardi fissi, sono dei volti impassibili. Sono totalmente diversi dai volti delle tre grazie del Canova, che sembrano quasi sospirare. Bellissimo è lo sguardo sognante della ragazza di sinistra, quella centrale che addirittura abbandona la sua testa appoggiandola a quella dell'amica, o la partecipazione dello sguardo di quella di destra. Per cui c'è una partecipazione negli sguardi, nei movimenti, che lega le figure di Canova, a differenza di quello che succede in quelle di Thorvaldsen. Un'altra cosa da sottolineare è l'impostazione anche fisica delle tre ragazze, perché se noi guardiamo bene nel gruppo di Canova, le tre ragazze sono abbracciate, sono vicine una all'altra, si stanno praticamente sfiorando, mentre nel gruppo di Thorvaldsen sono staccate, sono distaccate una dall'altra, sì, si toccano, si abbracciano, si sfiorano, ma in realtà c'è un grande spazio tra una e l'altra, al punto che questo spazio
Torvaldsen ha dovuto riempirlo, e ha dovuto riempirlo con la colonnina e addirittura con il Cupido che sta suonando la lira. Ecco che forse questi sguardi un po' fissi sembrano quasi rimandare all'idea che queste tre ragazze stiano ascoltando la musica di Cupido. Quindi le pose di Thorvaldsen e le espressioni sono molto più rigide, molto più formali. Perché? Perché Thorvaldsen ha incarnato in misura maggiore quello che era l'ideale dell'arte greca, quindi si è rifatto a quello che era la classicità e quella che erano i canoni originali, rifiutando quelle che erano le novità che stava portando Canova. La sua interpretazione della grazia quindi è un'interpretazione della grazia differente, più casta, tant'è che se andiamo a vedere le ragazze, quelle del Canova sembrano delle donne e ci permettono di, ci trasmettono anche una certa sensualità nei movimenti, nelle pose, nell'abbraccio, mentre quelle di Thorvaldsen ci sembrano quasi delle ragazzine, sono poco più che delle bambine, per cui sono molto più caste, no? Come rappresentazione molto più casta rispetto a quella sensuale del Canova. Sarà lo stesso Ludovico di Baviera che, guardando i due gruppi, dirà effettivamente che il gruppo del Canova ispirava una certa lascivia, mentre il gruppo di Thorvaldsen ispirava castità. Quindi da una parte sensualità, dall'altra parte purezza e candore. Sono due modalità totalmente differenti di rendere il gruppo scultorio. Da una parte quindi sensazioni forti, dall'altra invece una fissità. Sono i due modi che avevano di rendere la classicità, il neoclassicismo, questi due artisti. Non soltanto qui loro si confrontano, ma si confronteranno anche nel gruppo delle danzatrici. Infatti sarà Canova in realtà il primo a aprire, diciamo, questa tipologia di rappresentazione, perché fino ad allora non c'erano confronti, quindi né nella scultura classica né nella scultura moderna c'erano dei confronti con questi tipi di danzatrici che realizzò Canova. Lui in realtà ne realizzò ben tre: la danzatrice con le mani sui fianchi, la danzatrice con i cembali e la danzatrice con il dito al mento, che è quella che era presente in mostra. Tra l'altro questa danzatrice con le dita al mento portava un'iscrizione. In questa iscrizione Canova scrisse 1809, lavorata in giorni tristissimi, termino luglio. Cioè cosa dice? Che l'aveva realizzata in dei giorni molto tristi. Giorni molto tristi perché? Perché in quel periodo c'era stata, per prima cosa, la deportazione di Pio VII a Savona e in secondo luogo sappiamo che si era ammalata la sua fidata governante, Luigia Giuli. Quindi erano dei giorni per lui molto tristi e durante i giorni per lui tristi si dedicava a quelle che erano degli svaghi che gli potevano portare un po' di sollievo. Lui amava moltissimo i teatri e i balletti e quindi la rappresentazione di tematiche legate a questo mondo le vedeva come rifugio dalle fatiche di quella scultura monumentale, quindi un po' un rimedio ai suoi dolori e alla sua malinconia. Quindi per lui erano un po' un'espressione della grazia. Abbiamo detto che non avevano confronti, che sono una novità assoluta per il soggetto, ma soprattutto la novità assoluta sta nel fatto che lui riesce a rendere il movimento del corpo e delle vesti, creando quindi per la prima volta delle statue mobili nello spazio. Il movimento era un qualcosa, lo avevamo visto, che la classicità rifiutava. Quindi il movimento non faceva parte della statuaria classica. È un'innovazione che apporta Canova e riesce a raggiungere dei vertici altissimi. La ragazza sembra aver appena posato i cembali ed è in questa posizione molto particolare, con questo movimento della gamba una sopra l'altra e questo dito portato al mento. Il confronto con questo sguardo poi molto penetrante, molto che esprime moltissimo, un qualcosa che non troviamo assolutamente nell'opera di Thorvaldsen. Infatti Thorvaldsen si cimenterà nel rappresentare anche lui una danzatrice. C'è da dire che ovviamente lui non era abituato innanzitutto a realizzare questo tipo di soggetto, perché appunto è stata un'innovazione del Canova, ma soprattutto lui
padroneggiava, Thorvaldsen padroneggiava il calco delle sculture antiche, ma con la scultura moderna lui non aveva una grande esperienza. La grande differenza tra Thorvaldsen e Canova, bisogna spiegarlo, è il retroterra culturale. E cioè, i due retroterra culturali erano molto diversi. Infatti, Canova aveva una familiarità con la scultura antica, certo, ma si avvaleva anche di una conoscenza molto profonda dell'arte barocca. E quindi lui si poneva in continuità con la tradizione precedente, soprattutto quella del Bernini e di altri artisti. Per Thorvaldsen era diverso, Thorvaldsen era cresciuto legandosi all'arte classica, per cui non era venuto a contatto col movimento barocco, che effettivamente era un movimento che era un movimento artistico che apportò proprio il movimento in ambito scultorio e in ambito artistico. Per cui è chiaro che le due interpretazioni della classicità sono differenti proprio per questo retroterra culturale differente dei due artisti. Thorvaldsen, infatti, riteneva che il ballo, con questi suoi salti, perché le ballerine saltano, no? Quindi questi salti delle ballerine che sfidano un po' le leggi di gravità, in realtà alterassero la bellezza del corpo. Lui cercava quindi una bellezza diversa. Questo tipo di movimento per lui non aveva nulla a che fare con la scultura, quindi era lui stesso che rifiutava il concetto stesso di movimento all'interno del gruppo scultorio. La ragazza che lui rappresenta, la danzatrice, è una ragazza molto concentrata sul movimento che sta compiendo, ma è una danza assolutamente molto terrena. La statua rappresenta una qualsiasi giovane che in quegli anni poteva vivere a Roma e che sembra che stia ballando una sorta di danza popolare, più che la danza classica delle ballerine da teatro. Ok, quindi una danza terrena contro un movimento che Canova dà a tutto il corpo. La stessa giovane danzatrice di Thorvaldsen, che in realtà è conosciuta come il saltarello, in realtà ci dimostra esattamente quello che stiamo dicendo. Questa è una ragazzina, in realtà poco più che una bambina, che sta ballando, ma in realtà è anche qui una danza proprio popolare. Lei si sta leggermente muovendo, in realtà più che altro si sta sollevando il vestito, sembra esitare, e sembra esitare incerta sulla soglia del mondo adulto, quindi il passaggio tra il mondo dell'infanzia e il mondo adulto. È un atteggiamento un po' di riservo. Tra l'altro lui, per realizzare questa giovane danzatrice, aveva preso due modelle, una madre e una figlia. In realtà poi loro due si ammalarono, rinunciarono, e quindi Thorvaldsen finisce la scultura senza un'altra modella, quindi solamente grazie alla sua invenzione. Quest'opera doveva essere posta in un salone da ballo di un palazzo romano, Palazzo Tornolia, che fu demolito nel 1903, e all'interno di questo salone da ballo non si sarebbe trovata soltanto la giovane danzatrice, il saltarello di Thorvaldsen, ma anche altre due sculture, di cui una era proprio una danzatrice del Canova. Quindi il confronto sarebbe avvenuto proprio all'interno di un palazzo romano. Quindi molto diverse. Abbiamo visto la resa della scultura e dell'interpretazione neoclassica che ne hanno fatto i due artisti, esattamente come avevamo già iniziato a vedere nei loro busti autoritratti in marmo: da una parte il movimento, dall'altra la fissità, da una parte l'espressione, l'emotività, dall'altro lato invece un eliminare qualsiasi tipo di passione, qualsiasi tipo di moto dell'animo per fissare una costante. Da una parte abbiamo una sensualità, dall'altro invece abbiamo un candore, una purezza, addirittura la resa di ragazze che sono in realtà più bambine che donne. Molti sono stati gli artisti che hanno guardato a questo scontro-confronto tra Canova e Thorvaldsen. Uno di questi è stato Gaetano Matteo Monti. In mostra era infatti presente la danzatrice, o tersicore danzante, la quale è emblematica per riuscire a capire come in realtà questo artista e molti altri si siano ispirati ad entrambi gli artisti, sia a Canova che a Thorvaldsen. Infatti qui possiamo vedere una fissità nello sguardo, nell'impostazione tipica di Thorvaldsen, anche nel gesto dell'alzarsi la gonna, è ripresa assolutamente dal saltarello, più che o anche dalla danzatrice di Thorvaldsen, ma il movimento della gamba, il movimento del corpo è invece ripreso dal Canova. Quindi
un artista che ha guardato ad entrambi e ha cercato di creare un connubio tra l'arte di Canobiana e l'arte di Thorvaldsen, un qualcosa sicuramente di molto difficile, ma che ci testimonia quanto questi due artisti fossero importanti e presenti sulla scena artistica romana di quegli anni. Nella prossima puntata andremo a vedere qual è stata la fortuna delle opere di questi due artisti, quanto sono state riprodotte, ma soprattutto andiamo a vedere, come vi avevo anticipato, anche qual è che è stata la fortuna ritrattistica di Thorvaldsen a Roma. E poi ci porteremo invece a vedere i grandi confronti ancora tra le opere scultoree di questi due artisti, perché questo discorso che abbiamo fatto adesso sul movimento lo riprenderemo quando ammireremo la Ebe, il confronto tra la Ebe e Amore Psiche di questi due artisti, che avrebbero appunto chiuso la Mostra Gallerie d'Italia. Vi aspetto alla prossima puntata.